ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, sono andato un pochettino avanti su Payday 2 e ovviamente mi sono arricchito, mi sono migliorato in tutto e ho avuto maggiori soldi, maggiori crediti, contanti e roba del genere. Come potete vedere dalla schermata iniziale, io sono a livello 51 prima di tutto. Ho 4 milioni in contanti, cioè ho 4 milioni da spendere immediatamente per comprarmi armi e armature. Migliore a farmi le maschere fighe, cagate varie, roba del genere. Ho un punto abilità e nel mio account estero ho 210 milioni. Come potete vedere mi sono un pochettino evoluto dalla terza puntata. Che dire ragazzi, vediamo un pochettino su inventario. Vi faccio vedere cosa ho. Allora, la prima arma che ho sbloccato è l'AMCAR. Poi ho sbloccato il fucile AK. Poi ho sbloccato il GP36. Poi la motosega perché mi serviva. Il fucile AMR16, che è quello che utilizzo sempre ed è veramente una bestia ragazzi, costa un sacco di soldi, adesso il valore è 152.000, ma inizialmente il suo valore, se non sbaglio, si aggira intorno al mezzo milione, 516 milioni, adesso non mi ricordo. Lo vediamo subito ragazzi, come potete vedere è uno degli ultimi fucili, 608.000. E poi ho provato questo fucile AK5, perché me l'ha chiesto Giordino, gli ho detto che l'avrei provato per lui, tanto un milione, mezzo milione non mi cambiava la vita. Poi ovviamente come secondaria ho un P90 da Desert Eagle, qui si chiama pistola d'Eagle, e sono veramente ottimi anche queste due. L'armatura, che ovviamente ho sbloccato l'equipaggiamento tattico combinato migliorato, gilet tattico combinato migliorato, che è il migliore ed è il più pesante, resiste a tutto. L'equipaggiamento ovviamente ho le sacche di munizioni, e poi di maschere ragazzi ho questa, l'Anonymous, che ve le faccio vedere, una. Poi ho quella di Chains, una delle primarie, solo che l'ho modificata, quella che potete aver visto prima, quella che avete visto prima. E poi ho questa, un pochettino più presa per il culo, che sarebbe il cuore nero. Poi c'ho la scimmia in palla, guardate che figata ragazzi, mamma mia figata raga, con colore infame, è veramente figo. E poi c'ho quella del demone, tipo Kenneth, un demone esatto. Guardate che figata anche questa, raga. Ovviamente potete vedere su un lato. Usiamo questa per questa volta. E poi, ovviamente, ragazzi, su Mastermind, Enforce, Tecnico e Esperto sono le abilità che possiamo sbloccare. Tipo, io questa armatura l'ho sbloccata grazie a questo, Uomo di Ferro. O tipo, posso utilizzare la motosega, utilizzarla per aprire le cassette. Dopodiché, il Tecnico, che ovviamente ho sbloccato pochissimo, e anche lo Spettro ho sbloccato pochissimo. Andiamo su CraneNet, ragazzi. Cerchiamo un colpaccio. Guardate un pochettino. Andiamo su Colpo in Banca qui, dai, raga. Colpo in banca, ovviamente anni. Ok, ci sono già teste di. Ragazzi, un attimo, questi coglioni stanno facendo un casino, veramente. Figli di puttana, mi sto stressando, nervoso. Oh, disattivato, ragazzi. Cazzo, il nervoso, veramente. Trovare gente del genere mi fa sclerare, cazzo. Io spero che partano subito, perché veramente mi sto innervosendo. No, non partono, quindi facciamo così. Torniamo indietro, andiamo su CraneNet. Andiamo su. Colpo velocissimo, ragazzi, dai. Colpo in banca. Questo, dai. Andiamo su questo. Dai. Perfetto, ragazzi, andiamo. Mamma, gente forte, gente di merda. Quello a livello 7, ragazzi, giustamente un colpo in banca balordo. Neanche qui partono. Ok, stai spellendo. Vai, un altro, dai. Non mi piace anche la maschera, ragazzi. Andiamo su equipaggiamento. Maschera. È stato espulso dalla partita, grande. Partiamo bene, ragazzi. Siamo già a 4 minuti e non ho fatto un cazzo. Lavora l'Ucraina, ragazzi. Lavora l'Ucraina, che è molto veloce, molto rapido. Perché ci sa giocare. Perfetto. Se ci muoviamo, magari facciamo un favore a tutti. Mettiamoci Chains, dai. Chains che è più figo, è più cattivo, dai. Spero che il completo della maschera soprattutto sia figa. Mi piace troppo, ragazzi, veramente. Mi sono evoluto tantissimo. Non mi ricordo che round sono, ragazzi. Vorrei entrare su YouTube, ma non ho voglia. Sì, su YouTube. Vorrei entrare sul mio canale, ma adesso non posso entrare perché sto anche registrando. Se magari partiamo, facciamo una cosa veloce. Colpo in banca, oro, ovviamente. Partiamo, ragazzi, finalmente. Eccoci, finalmente, ragazzi. Siamo riusciti a entrare in partita. Colpo in banca, oro. Devo prendere dell'oro, ragazzi. Come potete vedere, le risorse non posso neanche toccarle perché non sono l'host della partita. Equipaggiamento: ho il mio AMR16 e la mia pistola d'Eagle, il gilet combinato e le sacche di munizioni, che ne ho due, ragazzi, adesso.
Più o meno sono identici quelli degli altri, più o meno, perché sono un po' deboluci da quello che posso vedere. Partiamo, ok, tutti insieme ragazzi. Speriamo bene di fare un bel colpo, cerco di farlo silenzioso. Se ovviamente questi coglioni si mettono a farlo silenzioso anche loro. Dai, muoviti, partiamo. Allora ragazzi, perfetto, ci siamo. Allora, dobbiamo andare, io direi subito ragazzi, guardi, guardiamo se c'è qualcuno. Ok, let's go. Perfetto, abbiamo aperto. Like a Leskin Bridge. Time to break a little back. C'è il, quello è il direttore ragazzi della banca. Ok. Andiamo, andiamo. Ok. Assi di legno ragazzi, prendete sempre l'assi di legno così chiudete le finestre nel caso dovesse andare male il colpo. Piano, piano. Piano, torna indietro. Torna indietro. Magari sta arrivando qualcuno. Cosa sta facendo quello Cancelotti? Una guardia. Dai Cancelotti, vieni. Grande zio, bravissimo. Vedete, questa è un'abilità che io non ho ovviamente, quella di far abbassare questi tipi, i poliziotti. E adesso cosa vuoi fare, scusa? Io non so cosa fare, zio. Non ammazzarlo, non ammazzarlo! Fateli abbassare, fateli abbassare! E dai! Ah! Ah! Cazzo, un colpaccio ragazzi! Dai, giustamente metti il trapano, veloce! Chi mi ha sparato? Chi mi ha sparato, eh? Stai seduta! Vedetevi sempre i soldi, ragazzi, che vi serviranno. Sono sempre un'aggiunta al vostro compenso, grandissimi. Allora, io non ho preso la lama, perché altrimenti avrei... Con la lama avrei aperto il bancomat, ragazzi. Ovviamente noi distruggiamo le telecamere perché ci va. Vedete, qui potete aprire con la lama, io non ce l'ho ovviamente la lama. Adesso non mi ricordo dove sia il furgone. Spero che sia qui, ragazzi. Spero soltanto che sia qui. No, non è qui, è dall'altra parte, scusate, ho sbagliato. Dobbiamo... Beh, bello. Non possiamo neanche più barricare, grande. Ma molla, molla, non rompere la finestra. Quanto manca ragazzi? Mancano più o meno 5 minuti più o meno. Ci vuole un po' di tempo ragazzi. Allora, siccome siamo arrivati da dove? Ok, il furgone è lì ragazzi. Quindi incomincio a aprire qui anche. Lì ce l'abbiamo, perfetto. Ce l'abbiamo già pronto, questa telecamera la voglio distruggere. Ah, cazzo, sì. Poi la canzoncina ragazzi, veramente figa. Mamma mia, la potenza della Desert Eagle, ragazzi. Non si scherza. Mamma, questa telecamera deve essere buttata giù. Mamma. Grande. Ma che cazzo sta ammazzando i civili? Dai, ma che cazzo sta ammazzando i civili? Ragazzi, state attenti a non trovarvi. State attenti come giocate online, perché magari potete trovare non gente seria. Magari gente che vi fa perdere il colpo alla fine. Vi incazzate come delle bestie, ve lo giuro. Io, come avete potuto vedere dalla prima puntata che ho fatto online su YouTube, avete visto che ho trovato un coglione che mi ha espulso alla fine perché non voleva far vincere il gruppo e doveva arrivare per forza lui a prendersi
doveva arrivare per forza lui a prendersi i soldi. Cosa vi devo dire, ragazzi? Esistono anche teste di cazzo del genere che giustamente fanno ste coglionate. Sinceramente ci siamo fatti un bel gruzzoletto tutti quanti, invece lui, da classico testa di cazzo, mi ha espulso, la rapina è finita, hanno perso, non hanno preso neanche un soldo loro. Vabbè, c'è gente che si accontenta così, ragazzi. La mira un ragazzi, questo gioco è un pochettino scadente, ma non possiamo. Ovviamente ci sono già gli scudi, grande. Cristo, li uccidete, cazzo! Mamma mia, da! Cazzo quanto sono storto, ragazzi, cazzo quanto sono storto. A shot, bitch! Ah, ragazzi, poi a seconda delle abilità che sbloccate, io ad esempio ho una specie di Juggernaut ridotto. Altri possono avere quello di controllare, di far abbassare i poliziotti. I poliziotti, eccetera. Cioè, i poliziotti possiamo fare i dominatori. Cioè, possiamo anche coinvolgere il poliziotto e farlo diventare dalla nostra. Cioè, farlo venire dalla nostra parte. Farlo combattere dalla nostra parte. Potrebbe essere molto utile anche quello, ragazzi. E shot bitch ancora. Potrebbe essere utile anche quello, non è che dovesse fare una rapina, dovesse fare una rapina così come questa, pesante, dove ci sono molte unità corazzate. Più avanti magari sbloccherete anche la possibilità di dominare, di controllare. Che ne so, ragazzi, poliziotti del genere, li vedi questi qua corazzati, ragazzi, questi qua corazzati. Ovviamente c'è gente che sta morendo, grandi. Molto scarsi, vedo che sono un pochettino scarsi questi nostri compagni. Io sono l'unico che ha ancora tutta la vita, ragazzi. Come potete vedere, la vita è quella verde. Grandi, bravissimi. Questo è il Juggernaut, scommetti? Ah, pensavo fosse il Juggernaut, invece è uno scherzo. Quanto fai cagare, zio? Fai proprio schifo. Ma va a cagare, oh thanks brother. Ma lanciati, cazzo, devo morire per te. Cazzo quanto sei scarso. Ma tu te le stai succhiando le munizioni, cazzo. Porca puttana. Fottuta zanzara. Oh, ma coprite, Cristo, davanti, coprite. Wow, mi lasciano tutto da solo, ragazzi. Vai. Super Desert Eagle, ragazzi. Bella cagata, bella cagata. Prendetevi sempre le munizioni, ragazzi. Cercate di passare qui intorno a prendervi le munizioni, perché vi potrebbero tornare molto, ma molto utili. Guardate quanto manca. Manca un minuto e qualcosa. Un minuto e 10 più o meno. Perfetto. Oh Cristo, basta. Muori, va. Ok. Grande, grande, dai, dai che ce la facciamo. Quasi aperto, ragazzi, quasi aperto. 48 secondi, dai. Oh, ma ce la fai? Quanto fate cagare, ragazzi, state dietro, state... Bravo. Adesso sono tutti di nuovo a capo, io vi metto le munizioni, magari vi servono. Io le prendo, perché tanto sono le mie. Io ho due sacchi, per fortuna, ragazzi, ho sbloccato l'abilità per avere due sacchi. Questo caschetto che fluttua, ragazzi. Bello. Ah, ragazzi, non so se quanto sono fatte male un pochettino le mappe, guarda, boom, entra dentro, ragazzi. La mia arma entra dentro i muri. Ma morite fisso, ragazzi, non va bene così, cazzo. Come hai fatto? Vai, entrate dentro veloci, va, entrate dentro. Prendete questo cazzo di oro. Andiamo, ragazzi, andiamo, 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 andiamo. Ma va a cagare, le casse di sicurezza le puoi aprire solo esclusivamente... Proteggi tu cazzo, proteggi! Ma vaffanculo, Cristo. Grande! Puta! Minta, laga troppo! Ma perché non vedo la... Vabbè, il colpo è finito, ragazzi, ormai abbiamo vinto, grande. Tranquillo. Ti seguo, una... Tranquillo! Tranquillo, stai tranquillo... Oh, mi stai nervosendo? Mi stai nervosendo? Ragazzi, il colpo è andato, grandissimo. Entrate tutti dentro. Fox, come on.
Dai, come on, come on! Grande zio, grande ragazzi, grande, abbiamo vinto. Bel gruppetto ragazzi, siamo fatti anche un bel po' di soldi, guardate. Guardate che bello, un bel gruzzoletto, grandi, perfetto, bellissimo sto gruzzo. Perfetto, contanti, vabbè. Adesso vediamo quanti soldi ci ha dato. Con account test erano altri 3 milioni ragazzi, contanti 159.000, comunque sia va bene, dai. Alla fine va benissimo. Adesso mi prendiamo un pochettino di punti, sicuramente salirà a livello 52. Mamma ragazzi, perfetto, grandissimo. Scegliamoci la nostra carta. Speriamo di beccare una maschera. Volevo una maschera da un po'. Dai, maschera, maschera. Marmi ovviamente, che palle. Ma va a cagare. Vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, dai. Perfetto ragazzi, dai. Vai avanti. Ok, perfetto ragazzi. Questo era il colpo, è durato 16 minuti, vabbè, più o meno 10-11 minuti, perché comunque sì, avevo un pochettino anticipato il gioco, vi ho fatto vedere le maschere, le mie armi, eccetera. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che il gioco vi sia piaciuto, e fatemelo sapere giù in descrizione, magari con un bel commento, con un mi piace. Se vi piace la serie, io continuo, io la faccio volentieri, come potete vedere mi diverte tantissimo, è un gioco veramente figo, io ci ho messo poco a salire, vabbè, perché facevo solo colpi allucinanti dove guadagnavo più o meno... 2 milioni, 1 milione e mezzo di ricompensa, comunque sia un bel gruzzoletto, perché per me che ero a livelli tipo da 20-25. Quindi ragazzi, che dire, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Io ovviamente abbandono la lobby, abbandoniamo. Io ovviamente spero che il video l'abbiate apprezzato, spero che la serie vi piace, perché Payday 2 è veramente un gioco cazzuto che avrà le cagatine, sarà una cagatina da 40 euro ragazzi, non sarà ultra definito come potrebbe essere Battlefield o questi altri generi di giochi che comunque si hanno una storia tutta dietro. Questo Payday 2 veramente mi ha sorpreso, costa 40 euro al lancio, cioè costava 40 euro al lancio, magari lo trovate già usato. E quindi vi consiglio di utilizzarlo, di comprarlo, perché è veramente un bel gioco, almeno a me diverte tantissimo. E sicuramente divertirà anche voi, per cambiare un pochettino dai soliti FPS che dove ammazzi gli altri. E questo è un pochettino più divertente, devi rapinare eccetera, quindi è veramente una figata. Quindi ragazzi, che dire, io spero di essere stato chiaro. Ovviamente ditemi pure qualsiasi cosa su questo gioco, qualsiasi vostra curiosità, chiedetemelo pure, ci sono sempre disponibile per voi. Quindi da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga.